Allora, leggerò Giosuè, capitolo 2. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò due uomini da Shittim per spiare di nascosto dicendo: andate, ispezionate il paese Gerico. Così essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta chiamata Raab e là alloggiarono. La cosa fu riferita al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni dei figli di Israele sono venuti qui questa notte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese i due uomini e li nascose, poi disse: è vero, quegli uomini sono venuti da me, ma non sapevo di dove fossero. Al momento in cui si chiudeva la porta della città, quando era buio, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so. Inseguiteli subito, perché li potete raggiungere. Essa invece li aveva fatti salire sul tetto e li aveva nascosti fra gli steli di lino che aveva disteso sul tetto. Essi allora li inseguirono sulla strada del Giordano verso i guadi, e non appena gli inseguitori furono usciti la porta fu chiusa. Or prima che le spie si addormentassero, Raab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini: io so che l'Eterno vi ha dato il paese, che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e ciò che faceste ai due re degli Amorrei di là dal Giordano, Sion e Og, che votaste allo sterminio. All'udire queste cose il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno a motivo di voi, perché l'Eterno, il vostro Dio, e Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Or dunque vi prego, giuratemi per l'Eterno che come io vi ho usato clemenza, anche voi userete clemenza con la casa di mio padre. Datemi quindi un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e tutto ciò che appartiene loro, e che risparmierete le nostre vite dalla morte. Quegli uomini le risposero: le nostre vite per le vostre, purché non svegliate questo nostro affare. E quando l'Eterno ci darà il paese, noi ti tratteremo con clemenza e lealtà. Allora ella li calò dalla finestra con una corda, perché la sua casa si trovava sulle mura della città, ed essa abitava sulle mura, e disse loro: andate verso il monte affinché i vostri inseguitori non vi abbiano a trovare, e rimanete nascosti là 3 giorni finché i vostri inseguitori siano ritornati, poi andrete per la strada. Allora quegli uomini le dissero: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, a meno che quando entreremo nel paese tu attacchi alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo scarlatto, e raduni in casa tua presso di te tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Al versetto 21 dice: e la Raab disse: sia come avete detto. Poi li congedò e quelli se ne andarono. Essa allora legò la cordicella scarlatta alla finestra. Amen. Amen. Accomodatevi. La Bibbia è il più grande libro e il libro dei libri. Non esiste nessun libro che racconterebbe la storia di una prostituta che finisce nella genealogia di Gesù. Nessuno ne sarebbe fiero. Provate a leggere tutti gli altri libri. C'è sempre la vanità o il pensiero personale o in qualche modo una sorta di eroe o eroina che viene dipinta e viene presentata alle persone. È il libro più vero, il libro più schietto, il libro più autorevole che esista. E quello che, di cui voglio parlarvi stamattina è l'occasione che ha avuto una donna che è una prostituta, l'occasione ad una prostituta. Ci domandiamo: come mai non c'era un alto funzionario, non c'era una persona per bene in Gerico, non c'era, non lo so, un costruttore, un commerciante, una mamma di figli, un padre di figli? Noi non sappiamo come questa donna sia finita a fare la prostituta.
Ma Dio che conosce i cuori sa tutta la storia delle persone. E quando Giosuè manda gli esploratori a Gerico, perché deve abbattere questa città è posta su una collina e domina tutte le strade, deve per forza combattere, abbattere questa città per entrare nella terra promessa, non può aggirare gli ostacoli, come non li potete aggirare neanche nessuno di voi. È inutile aggirare l'ostacolo, ci penserò domani, l'ostacolo va affrontato. Va affrontato perché così ci chiama il Signore ad essere combattivi. A volte bisogna aspettare, ma viene il momento in cui l'ostacolo te lo trovi di fronte e per ricevere una benedizione di Dio ed entrare in comunione con Dio va affrontato ed abbattuto nel nome di Gesù. Ora, chiaramente nella lettura della parola di Dio si evince che questi esploratori non servirono a niente. Se voi leggete il capitolo successivo, capitolo 6, 5, il capo dell'esercito di Dio appare a Giosuè. Ora il capo dell'esercito nostro è uno solo, è Gesù Cristo. E allora Giosuè va a finire a faccia a terra e gli dice: togliti i sandali perché è territorio santo. Nonostante lui fosse un santo uomo, aveva bisogno di risantificare, cioè non poteva stare alla presenza di Dio. Questa la dice lunga sul fatto, quando noi veniamo in chiesa e ci sentiamo sempre un poco, almeno questo è l'effetto che sento io, mi sento sempre misero davanti a Lui, va bene, ho sempre bisogno di sciogliermi i calzari, ogni volta, fratelli, ogni volta, e chi non entra così non ha realizzato la grandezza di Dio. Quando si entra spocchiosi, superbi in chiesa, sicuri, fratelli, siamo vicini al baratro. Ma questi, stavo dicendo, Giosuè, e gli dice il capo dell'esercito di Dio, gli dice come fare. Per 7 giorni, una volta al giorno, girerai, suonerai, il 7° giorno, 7 volte, lo leggete il capitolo se volete. Ma allora a che servivano questi esploratori? Se poi incontra il capo dell'esercito di Dio. Servivano per un solo motivo, perché Dio aveva un piano, voleva salvare una prostituta. Dio ha i suoi piani e ha le sue persone nei posti peggiori. È incredibile l'amore di Dio che insegue le persone e le porta al ravvedimento. In una città peccatrice, pagana, dove c'era ogni sorta di peccato, immaginate un luogo dove stanno tutti i peccatori di questo mondo, dove vanno le persone a essere cattivi, ad arraffare, a non lo so, luoghi brutti, dove c'è solo cattiveria, dove i sorrisi si sprecano ma dentro c'è solo bramosia. In quel luogo Dio ha stabilito di salvare una persona, è vero, ha un suo piano, vuole salvare Rahab e nessuno glielo può impedire. La grandezza del Signore è che nessuno può impedire la mano di Dio. Nessuno, fratelli, quando Dio ha deciso, Dio lo farà. Non c'è nessuno. Quando poi siamo impediti, troviamo ostacoli, è vero, ma sono ostacoli per la nostra disubbidienza, per la nostra incapacità a capire. Ma chi può ostacolare Dio quando decide di fare le cose? Chi? Fratelli e sorelle, c'è qualcuno più grande di Dio? Siamo noi che ostacoliamo la sua volontà, siamo noi che lo obblighiamo a cercare altre vie per parlarci, ma nessuno può fermare Dio quando ha deciso di agire. Nessuno, neanche Faraone ci provò, altri ci hanno provato, nessuno ha potuto mai fermare il nostro Signore. Ma perché qualcuno ha fermato Gesù? Sulla croce neanche si è fermato, comunque ha continuato a evangelizzare, comunque ha continuato a benedire. Qualcuno poteva fermare Gesù dal benedire le persone? Non potevano fermare. Ora, a questa donna, e io parlo, magari questa mattina è entrata proprio una persona che è nelle condizioni peggiori, magari non è una prostituta, ma è una persona che ha vissuto un sesso molto libero, oppure è una persona che ha sprecato la sua vita, un tossicodipendente, un giocodipendente, un qualcuno che butta la sua vita dietro un TV dipendente, insomma una persona che è completamente persa nei meandri delle tenebre, è vero. Ma Dio ti dà un'opportunità questa mattina,
Attenzione, una. Attenzione, una. Cioè, cosa voglio dire? A questa donna viene data un'opportunità e questa donna non la perde l'opportunità. Non la spreca l'opportunità, non la rinvia l'opportunità. Anzi, vi voglio far riflettere su questa donna. A tutti coloro che sono, io li chiamo i rigidi del Signore, coloro che sono rigidi, sapete, appena sono sempre lì, questa donna dice una bugia. Questa donna dice una bugia. Ora, se immaginate, le persone rigide, la bugia non bisogna dire, devi dire come stanno gli esploratori, così li ammazzano. Fratelli e sorelle, le rigidità, quando sono estreme, non servono a niente. Non servono a niente, servono solo a far male alle persone. Questa donna dice una mezza verità. Dice sì, sono saliti da me, ma se ne sono andati dall'altra parte. Ora questa donna ha sentito parlare di Gesù per un intuito divino che noi non riusciamo a percepire. Guardate, Dio parla nei cuori delle persone. Le persone che si salvano è perché Dio già le ha preparate. Le persone che non si salvano è perché rifiutano la grazia di Dio. Perché Dio parla a tutti, la luce che illumina ogni uomo. Ognuno che sta qui questa mattina ha ricevuto l'input, l'occhiolino da parte di Dio. Vieni. È inutile. Dio si serve degli uomini? Amen. Dio si serve delle donne? Amen. Ma per forza, fratelli e sorelle, perché noi siamo gli strumenti, neanche gli angeli possono invitarti in chiesa, sono i figlioli di Dio che ti invitano. Dio non si serve degli angeli, si serve degli uomini e delle donne comuni. Perché? La grandezza di Dio che ti vuol costringere, a te che non credi a niente, a credere in una persona che forse neanche conosci bene. Perché quello è il primo punto, cominciare a credere. Ora, questa donna ha l'intuito, gli capita un'occasione. Lei dice, io so che l'Eterno vi ha dato il paese. Come lo fa a sapere? Ha sentito le storie di Israele. Questa donna ha sentito più di molti che stanno qui in questa chiesa. Questa donna ha sentito poche cose. Non teneva Gesù, non teneva i Vangeli, non teneva il Vecchio Testamento. Aveva una percezione della grandezza di Dio. È vero, però aveva, come dire, un'ombra, aveva, non lo so, niente. Fratelli, ma capisce che Dio è Dio. Io, guardate, davanti a queste testimonianze della Bibbia, noi credenti da tanti anni rimaniamo spiazzati. Ma come mai? Ma com'è che questa donna conosce appena e ha la percezione, io so che l'Eterno è Dio e che nessuno, e che ci ha messo a noi nel terrore, abbiamo paura di Lui. Questa donna che appena conosce nel timore, questa donna che appena ha un intuito ha il timore di Dio, quanto più dovremmo averlo ognuno di noi? Quanto più dovresti averla tu questo timore, visto che conosci, sai, vivi da tanti anni nella Chiesa, tanto maggiore dovrebbe essere la tua determinazione nel credere in Dio. Una delle cose che a volte mancano alle persone, ai credenti, è quella capacità di confessare il Signore ogni giorno della propria vita. Di dire, il Signore è il mio Signore, voglio camminare con Lui. Il Signore è il mio Signore, voglio camminare con Lui. Di dire agli altri, il Signore è Dio, è l'unico vero Dio. A noi manca questo fatto, manca questa conferma quotidiana che dobbiamo dire agli altri. E veniamo presi quasi da un timore di offendere qualcuno, di dire a qualcuno la verità. Invece Dio ci chiama proprio a questo, a uno scontro quasi, di dire agli altri io credo in Dio, io credo che Dio ci sta guardando, io credo che è l'unico vero Dio e io seguo l'unico vero Dio e so che il Signore mi libererà e so che Lui per me ha dato il suo figliolo. Queste testimonianze, queste conferme, queste affermazioni dovremo farle spesso, perché ci capita a tutti di dirlo qualche volta, e dovremmo farle anche a noi stessi, anche davanti in famiglia, anche davanti agli altri. Il Signore è il nostro unico Dio. Ricordatevi, Israele lo recitava a memoria, Shema Israele, ascolta Israele, l'Eterno è l'unico Dio, l'unico vero Dio. Cioè loro dovevano sapere che non avevano altre possibilità che il Signore.
questa donna percepisce e Dio le dà questa intuizione, afferra queste due spie, afferra questi due esploratori e dice: datemi una possibilità, datemene una, io sono stato clemente, e lotta per la sua famiglia, è una tigre. Dice: io voglio che tu salvi a mamma e papà, tutta la settima discendenza. È diventata una tigre, non lotta solo per lei, lotta per tutta la famiglia. Dice: io sono stato clemente, voi dovete essere clementi. Allora, quegli esploratori sapevano la storia del sangue degli agnelli sugli stipiti delle porte che Dio chiese a Mosè di mettere su tutte le case degli israeliti quando passò la decima piaga. Ora, se gli dice filo scarlatto è perché loro si ricordano, non è che se la sono inventata, ma loro non sapevano, gli esploratori, che quel sangue era la rappresentazione del sangue di Gesù sulla nostra vita. Non lo sapevano. Così non lo sanno neanche questi due esploratori. E dicono, questi due uomini di guerra, dicono: metti questo filo scarlatto. Loro fanno un riferimento, un accoppiamento. Se è scarlatto il sangue, metti questo filo scarlatto. Potevano mettere una corda nera, potevano mettere una corda, qualunque, qualcosa, un vestito. Loro invece indicano il colore preciso. La Bibbia, quando indica le cose, non le indica tanto scarlatto, quel rosso scarlatto, è vero, perché quello sarà un segno di salvezza per te. Danno questa indicazione, sanno, e sanno pure che tutti i guerrieri di Israele che stanno dietro sanno cosa significa il rosso scarlatto, perché la storia in Israele la sanno ancora adesso i nostri cari fratelli ebrei, almeno per quelli che sono fratelli. Sanno bene che il colore del sangue è quello che noi ci ha salvati, il sangue di Gesù Cristo. Allora, dice, tu metti questo e noi sarai salvato, tutti quelli che saranno nella tua casa. Esponilo, fallo vedere, mettilo sulle mura. Fratello, sorella, non nascondere che la tua casa sia una casa cristiana. Esponilo, mettilo fuori, fai che gli altri lo sappiano. Metti i canti, abbassa la voce quando urli e non dire parole che gli altri possano dire: ma sono cristiani davvero questi? Fai in modo che gli altri attorno a te sappiano che la tua casa sia una casa cristiana, e mantieni questa testimonianza e vedrai che questo che fai salverà la tua casa, perché proprio in virtù di questa testimonianza che tu darai avrai quella cordicella scarlatta sempre fuori. Ora, voglio portarvi a considerare un'ultima cosa, non predicherò a lungo questa mattina, un'ultima cosa. Quando andarono via le spie, andarono via per 3 giorni, giusto? Sapete cosa fece questa donna? Non aspettò 3 giorni, e poi ce ne furono altri 7 che dovettero girare attorno a Gerè. Loro cosa dissero? Metti questa cordicella esposta, va bene, poteva metterlo il giorno prima, poteva mettere il momento della battaglia, poteva aspettare. La mise subito. Sapete questo cosa significa? Che stamattina, se tu non hai messo ancora la cordicella scarlatta, mettila questa mattina. Che se stamattina hai capito chi è Gesù per te, hai sentito nella tua vita qualcosa di diverso e vuoi chiedere perdono, hai sentito già come questa donna la percezione di Dio. Quando si entra in una chiesa come questa non si entra mai per far contento qualcuno, si dice: vabbè, vengo per farti contento, ma dentro è perché hai un malessere, sai che hai bisogno di Dio. E sai che Dio nella sua infinita bontà ti ha portato qui per darti, come a Raab, la prostituta, un'opportunità. Ce n'hai una sola. Dici: ma come, no? Dio non dà altre opportunità? Sì, te le dà, ma mai come la prima volta. Quando capisci all'inizio chi è Dio,
tutta la vita assume un atteggiamento, un andamento diverso, è un percorso diverso. Non è cadute e salite, sconforto, no, è preciso. Io so chi è Dio fin dall'inizio. Alziamoci in piedi. Questa donna mise la cordicella e attese con speranza. È vero? Che cos'è la fede, fratello? È certezza di cose che si sperano. E Rab mise quella cordicella con fede e con speranza. Che cos'è la fede? La fede è dimostrazione di cose che non... Rab non vedeva la salvezza, ma mise prima la cordicella e poi ricevette la salvezza. Mise prima la cordicella e poi sperò. E Dio la benedisse. Quando Dio parla, l'uomo ha una sola possibilità, quella di dire: Dio mi ha parlato, Signore, perdonami. Questa è l'unica possibilità che tu hai questa mattina. Non te ne do altre. Non te ne do assolutamente altre, perché una ne hai. Una. Ricordati, c'è una testimonianza che una volta sentì da Paolo Scheffer. Un giorno un uomo, dei ragazzi si presentarono, il ragazzo ascoltò il messaggio, ma non volle, rifiutò l'offerta che gli veniva fatta da Dio. Disse: forse domani, uscì fuori e fece un incidente e morì. Quando parla Dio non dà altre opportunità, c'è un'opportunità. Per cui io voglio dire a te che sei venuto qua e a chi non l'ha mai fatto, se Dio ha toccato il tuo cuore questa mattina, metti la cordicella scarlatta. Sei tu che devi fare il passo e chiedere perdono al Signore. Se tu, io mi rivolgo a chi non l'ha mai fatto, perché chi l'ha già fatto non, è inutile che vieni avanti per piacere.